Creare un libretto in T-Pad è molto semplice. Se siete nel menu, potete cliccare sul bordino esterno per uscire dal menu e avete a disposizione il tasto più. Cliccando sul tasto più posso andare a creare un nuovo libretto. Associo un nome, lo chiamo testa ad esempio, confermo e sono entrato all'interno del libretto. Se volessi uscire da questo libretto basta cliccare sul tasto X. Se è sicuro di abbandonare il progetto corrente, sì, sappiate che quando cliccate su sì, tutti i punti e le cose che avete fatto nel vostro libretto verranno mantenute come informazioni. La lista dei libretti appare qui. Cliccando sul tasto Info posso andare a rinominare, duplicare o eliminare questo libretto e vedo anche quelle che sono le dimensioni e le varie modifiche che vado a effettuare. Per esempio, rinomina, lo chiamo test, facciamo così, underscore 1, confermo. Libretto rinominato, nelle informazioni posso andare a vedere quelle che sono le modifiche che ho effettuato, per esempio adesso.